in piccolo, però in realtà sappiamo tutti essere un testicolo di Havel la roccia. Ebbene, il gioco, come vi dicevo, vuole che noi raggiungiamo la frontiera dell'incubo. E questo perché? Perché se io vi dovessi domandare, ragazzuoli, ho bisogno di un suggerimento, non mi ricordo dove si raccatta la tonsilla di pietra, voi mi potreste dire dov'è? Ebbene, molto probabilmente, oltre a quelli che di voi rideranno di me, ci troveremo anche di fronte al fatto che riceverei ben tre indicazioni diverse. Voi lo sapevate che le tonsille di roccia, pur essendo un oggetto unico, sono in tre posti diversi? Voi Oh, ne troverete allora una forse sola potremmo. per run, però. No, continuiamo Questo a è ignorarti. davvero. Ne Addio, dottore. troveremo una È sola per stato un run, piacere. però in tre E luoghi buon diversi. sangue e Allora, ostentia. a me era successo nella prima run di trovarla dal nostro amico, quello alla finestra, alla lanterna di Yharnam Centrale, quello che ci dà anche il lanciafiamme. Però si può ottenere anche alla finestra, vicino al passaggio segreto qui nei boschi proibiti, oppure anche alla finestra, se non ho capito male dalle nozioni raccolte, anche a una delle finestre vicino alla shortcut. Nel boschetto di Emwick, quello dove c'è quell'ascensore dove nella prima run ero precipitato nel vuoto. Ecco, quindi se la tonsilla di roccia è una sola, ma si può raccogliere in tre luoghi diversi e la persona che ce la dà ha la stessa voce, vuol dire che nell'incubo la realtà è una cosa molto soggettiva e relativa. E la voce del personaggio dietro la finestra, così a memoria, potrebbe essere la stessa. Questa cosa qui ci fa capire che ci sia una trama dietro, non ci sia un essere reale, fisicamente reale dietro la finestra, ma un cittadino fittizio in La questo parola mondo chiave onirico, che può essere però anche la stessa voce che c'è chiave dietro questa porta, che vuole che noi vive raggiungiamo i boschi perché proibiti, ma ce le vive vuole la far arrivare parola attraverso un percorso ben chiave definito. E noi associamo questa voce, logicamente per indotto, quando apriamo la porta a quel cadaverino piccino che troviamo seduto qui dietro. E diamo per assodato che Clibio parlava un secondo fa, sta parlando adesso, e lo troveremo morto fra poco. È una cosa implausibile, una cosa senza senso, però in un incubo ci sta. Diciamo che è la solita paraculata della From del tempo distorto e via dicendo. Per cui noi diamo per assodato che questo tizio sia colui che ci apre la porta, ma non è detto che sia prettamente così. Vuol dire che c'è un essere superiore, come può essere appunto il discorso di quando incontriamo Mikolas, che ha la gabbia sulla testa che gli permette di comunicare con gli esseri celestiali e superiori. In realtà magari ci può essere un'entità superiore che comunica già con noi senza che noi abbiamo la gabbietta sulla testa. Oh, che bello intravedere in quel buchino qualcosa dietro senza riuscire a capire di preciso cos'è, ma vederlo illuminato con una luce piuttosto irreale. Va bene, ok, non andiamo a cincischiare oltre. Qui dobbiamo dare subitissimamente la caccia alla prima lanterna perché ci tornerà davvero utile perché non mi ricordo quante volte sono morto in questa zona, ma vorrei evitare di fare una strage di me stesso e finire a tocchetti più e più volte. Allora, qui c'era un oggettino. Sto cercando di me memorizzare perché l'ingresso alle zone, quello che da una porta porta alla prima lanterna, è una di quelle cose che tecnicamente si fa una volta sola per run, perché una volta attivata la lanterna difficilmente ci torniamo a piedi, ma bensì. Ah, ok, era quella in fondo vicino al passaggio segreto, quindi conviene stare un attimino larghi qui per evitare la gente che ci tira roba. Andare incontro a codesto tizio, cercando di non farci massacrare inutilmente. No, siamo ancora troppo a portata del tizio che lancia roba. Vieni qui, grazie. Ok, vai. Bene così. Benissimo. Ci manca ancora il colpetto di grazia, quella cosa che, come dicevo anche nel video scorso, in uno dei video scorsi. Oh, no, sono solo ciotoli. Non ci interessano. È quella cosa che ci permette di chiudere le battaglie con i personaggi con il terzo colpo anziché dover attirare il quarto per poco nulla di energia. Ok,
Ok, io so anche che in questo boschetto proibito abbiamo lasciato, ho lasciato, anche se tendo a condividere la colpa con voi, lo so, sono becero. Abbiamo lasciato anche un set del cacciatore, che non so in cosa consista perché non l'ho raccolto, non l'ho visto, ma ho saputo esserci da vie traverse. Allora, qui dietro, se non ricordo male, c'era un altro oggettino. Ah sì, ok, tre antidoti, cosa buona e giusta. Quindi accendiamo la lanterna e cerchiamo di fare la zona in maniera abbastanza... No! Sono un emerito pistola. Ho detto, cerchiamo di fare la zona in maniera un po' sicura, safe. E cosa faccio? Vado al sogno del cacciatore, così vi propino un altro caricamento. Però spero che il discorso che vi stavo facendo sia stato recepito, nel senso che il fatto che ci sia qualcosa di palesemente superiore era una cosa già nota dalla prima run, però il fatto che questa cosa superiore voglia trascinarci per forza verso l'incubo, verso la conclusione dello stesso, mi fa pensare che sia una sorta di manifestazione di German, motivo in più ulteriore per credere che German non si chiami German, ma sia solo una copertura per la sua vera identità, che io ho associato a Ludwig come primo cacciatore, ma anche potrebbe essere benissimo colui che ha abbandonato la chiesa, mi sfugge il nome, quello che vediamo nel video dopo aver battuto Amelia, quello che sentiamo più che altro, non quello che vediamo, perché quello che vediamo è Mastro Willem, diciamo che è la persona che stava parlando con Willem, colui a cui io mi riferisco. Ok, vediamo di levare dalle barre lui. Ricordiamoci che lì sopra c'è il trapolon. Non ho ben capito ancora come si faccia a farlo scattare. So che scatta al passaggio, ma non scatta sempre al passaggio, quindi non ho ancora la certezza matematica di cosa cavolo devo evitare per... Devi accettare caduta e tratta con curiosità, con cura. Oh, aspetta. Visto che comunque sia... Visto che comunque sia siamo qui vicini e morire non sarebbe un gran danno, perché potremmo recuperare i nostri echi del sangue molto facilmente. Devo accettare caduta. Perché devo accettare caduta? Valutazioni zero. È una cosa buona? È una cosa brutta? A me non sembra che qui sotto ci sia... O sì, perché comunque sia poi noi risaliamo da là. Da là. Ma questa zona qui... però là vedo anche un oggettino. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Quindi in teoria potremmo anche tentare la follia di scendere da qui. Lo so, sto per fare qualcosa di assolutamente stupido, ma voi sapete che un attimino di curiosità non ha mai ucciso nessuno. Non è vero. La curiosità fa strati. Vediamo un pochino. Certo che se ci fosse il modo di scendere da qui... L'ho fatto accidentalmente mentre ci ragionavo. Però almeno ci siamo cavati il dubbio di qui non si deve scendere. Lo so, era una cosa stupida. Mi sono fatto traviare da quel messaggio a cui ora daremo un voto negativo. Poi magari il messaggio è buono, c'è un modo da scendere. Io gli do una valutazione cattiva, ma peggio per lui che non è stato abbastanza chiaro. Ecco, capito? Boh, brutta persona anche tu. Brutta persona. Siete tutti brutti persone. Mi volete del male. Come se io non morissi già abbastanza per i fatti miei. Allora, vediamo se i nostri echi sono custoditi da uno dei merluzzi o se li ha preso il cacciatore. Ma è successo una cosa molto carina, romantica e simpatica. Allora, voi sapete che nella prima run si ragionava sul fatto che quando si muore e non si recuperano gli echi del sangue, prima di, diciamo, spegnere la partita, di uscire dal gioco, gli echi del sangue vengono trasferiti fuori dall'Aula Magna alla frontiera dell'incubo. Però a me è successa anche una cosa molto carina che mi ha dato da pensare. Sceglie a lui, perfetto, ottima cosa. Quando ho fatto a cacchi miei un'altra passeggiata nel gioco, off-screen diciamo, mi è successa una cosa buffa, ossia di essere morto. Avete presente i due simpatici lupacchiotti sul ponte che porta al Chierico Belva a Yharnam? Ecco,
sono morto contro i lupacchiotti lì e i miei echi del sangue ce li aveva il tizio in carrozzella situato al piano di sotto di quella casa che ci fa da shortcut. Una cosa tecnicamente senza troppo senso, però così è andata, che mi ha portato anche a ragionare. Oh, ma aspetta un attimo, aspetta un attimo, c'era qualcosa di importante là dietro. Dobbiamo tornare indietro, dobbiamo tornare indietro alla lanterna. Tanto lui ce lo siamo scassato sapidamente e a loro vedremo poi. Allora, cerchiamo di non far riscattare la trappola, perché io ho detto vado prima a accendere la lanterna, ma sappiamo che là sopra, dove ero morto, avevo perso già gli echi del sangue una volta, dove c'è uno di quei tizi con l'ascia gigante, c'è un oggettino interessante che non mi ricordo cos'è. Quindi magari è solo una trappola mentale, perché appunto, come detto, non mi ricordo. Ottimo, però abbiamo stamina a sufficienza per tirare i 4 colpi di fila, è una cosa almeno positiva c'è in tutto ciò. Allora, eliminiamo il tiratore di ciotoli che era lì sopra. Ok, lancia urne di petrolio e piccioni urticanti. No, non ci farà cattare niente. E qui c'era quella specie di troglodita che è meglio... Ah! Faccio ancora questi errori da bestia. Allora, continua appunto la percezione e la coscienza del fatto che in Bloodborne non ci sia nessun mob aggiuntivo. No, che cavolo faccio? Cincischio nel parlare. Ok, non gli ho ancora preso il tempo. Aia. Però lui mi prende a spadate sui denti. Urca! Sei una persona poco cordiale. Ammesso che tu sia una persona. No. Eccolo. Il tempo ora l'ho preso. Non è servito assolutamente a una minchia, ma il tempo ora l'ho preso. Benvenuti nel mondo del Silver, quello che ha le tempistiche a cazzo. Basta. Ok, non voglio morire di nuovo contro di te. Che botta di culo col fischio. Grazie. Grazie. Guarda, adesso devo sprecare 200 fiale di sangue per far fuori sto bedeota. Ah, sì. Ok, almeno è andato lui e non io. Poi provvederò, tanto il video è quasi finito, raccattiamo l'oggetto, poi provvederò da solo a tornare al sogno del cacciatore e ritornare qui per ripristinare un po' tutte le nostre cosine interessanti. E ho fatto tutta sta menata per una gemma del sangue capace e una conoscenza del folle. Bene! Bravo Silver! No, bravo Silver! Però 83.000 echi del sangue. Posso andare anche a fare ancora un livellino. Va bene, dai, qualcosa di utile abbiamo concluso. Anche che così se moriamo due volte non ci ritroviamo a perdere tutto quanto in un colpo solo. Benissimo, ragazzuoli. Il video sta per terminare, noi ci salutiamo qui alla lanterna e ci vediamo nel prossimo video, dove finalmente ci avventureremo nei boschi proibiti e andare a scoprire quello che ci interessa. Ciao ciao!